Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un obiettivo fisheye per iPhone che è montato anche in questo momento sul mio iPhone 6 e vi voglio mostrare appunto le caratteristiche di questo modello, quanto l'ho pagato, dove l'ho preso, dove potete prenderlo anche voi eventualmente e vi farò vedere anche appunto delle riprese con e senza per vedere un attimo quali sono le differenze. Dunque, iniziamo subito. Questa è la ripresa che ho fatto con l'obiettivo fisheye montato sul mio iPhone 6. Ora andiamo a vedere com'è senza. Come potete notare, senza la porzione di spazio che viene ripresa appunto nell'inquadratura è minore, per cui col fisheye prendiamo molto di più lo spazio che c'è intorno. Ora vediamo le due riprese a confronto, una a fianco all'altra, e come potete vedere, quella col fisheye ha molto più spazio nella stessa inquadratura. Purtroppo l'inserzione dalla quale ho acquistato la lente non è più disponibile, infatti io l'avevo acquistato da un venditore che si trovava in Italia, nonostante l'oggetto veniva chiaramente dalla Cina. Ora è rimasta soltanto l'inserzione cinese, per cui se voi volete comprare questa lente dovrete per forza acquistarla da questa inserzione, comunque è quella che ho io, per cui se volete spendere poco sono soltanto 2 euro, spedizione inclusa. Vi toccherà aspettare 2 mesi e poi potrete finalmente averla e utilizzarla. Ovviamente vi lascio il link di questa inserzione in descrizione e buon acquisto. Ciao a tutti!